Salve a tutti da Automotor Fargio, siamo nuovamente nello splendido atelier Avennate di Roberto Farnetti, salve. Grazie. Salve. E oggi facciamo un breve video in cui vi raccontiamo una vettura molto molto speciale, quella che abbiamo qui davanti a noi, io e l'amico Roberto. Che macchina è? È una Lotus Elite, che il primo modello è stato costruito nel 1957 come S1, cioè il modello 1. Poi è stata modificata nel 60 usando l'S2, che era modificata nelle sospensioni, perché qui è l'unica macchina allora che montava una monoscocca in vetroresina, e tutta la meccanica veniva attaccata alla scocca, per cui, come adesso è uscita la macchina in fibra di carbonio, allora uscì questa macchina che Chapman volle ardentemente, e fu costruita dalla British Aerospace la scocca. Chiaramente la meccanica veniva costruita, attaccata dopo, insomma. Quindi, in due parole, che motore monta e il peso? Allora, il motore è un Coventry Climax 4 cilindri, montato sia in versione 1003 che in versione 1005. La macchina, così com'è, veniva consegnata in due versioni, una per il cliente normale e una per il cliente sportivo. A differenza, la macchina del cliente sportivo veniva consegnata con cerchi a raggi in alluminio, con cambio ZF e con 10 cavalli in più, e anche la versione 1005 aveva le stesse caratteristiche, e la macchina ha corso a Le Mans vincendo per diversi anni la categoria del consumo. Sì. E nel 1961, o 60 o 61, non ricordo perfettamente, è arrivata settima assoluta a Le Mans. Quindi una macchina con un certo palmarès sportivo. In questo caso il suo esemplare è un S1, un S2, e che storia ha? È un S2 1005 e viene dalla Germania. Infatti è una delle 39 costruite guida sinistra, e ha corso in Germania, ed è stata importata tra l'altro nel 1991 e restaurata completamente in Italia, perché la macchina era rimasta come era. E chiaramente io l'ho comprata da un amico che l'aveva praticamente quasi esclusivamente restaurata completamente. Quindi un'altra bella storia, un'altra splendida vettura, ve l'abbiamo mostrata anche oggi. Appuntamento alle prossime vetture con l'amico Farnetti. Sì, vi posso far vedere anche la meccanica. Addirittura. Allora ne approfittiamo. Eccolo, il Coventry Climax 1005, tra l'altro Coventry Climax 1005 come quelle che montavano le Formula 1 in vigore dal 1961, come cilindrata. Bravo, bravo, sì, il motore è sempre quello. Chiaramente portato più al limite, perché la Formula 1 aveva una, però il motore, la base del motore era questa, insomma. Beh, Roberto, intanto grazie, e poi rimanete con noi perché ci saranno altre sorprese con altre vetture che ci regalerà nella vista l'amico Farnetti. Grazie.